concentramento, i forni, i crematori, le deportazioni, i carri bestiame stipati di persone incapaci di rendersi conto del destino che li aspetta. Ci tocca il cuore, perché ogni film racconta una storia, solo quella, di quelle persone specifiche, e quindi ci fa identificare nei protagonisti. Ma un film è appunto un film, la storia ne resta fuori, ed è la storia del massacro degli ebrei. Perpetrato da nazisti e fascisti, intanto, non ne possono più. La ragione è umana, l'indifferenza ti protegge. Se non ti lasci toccare dal dolore di un altro, non lo soffrirai. L'empatia, che è l'opposto dell'indifferenza, è faticosa. E qui azzarderei un parallelo. Non è la stessa indifferenza con cui ci siamo abituati a guardare il massacro del popolo dell'Ucraina e della Palestina? Una bambina di 6 anni, Elia, muore di crepacuore nel rifugio con la sua mamma e sopra di loro cadono i missili, morta di infarto. Da mesi ci vengono mostrate le fosse comuni, i ritrovamenti di civili, uomini, donne e bambini, ammazzati con un colpo alla tempia o a raffiche di mitraglia, con i polsi legati da filo spinato. Dall'inizio delle guerre vediamo città e villaggi rasi al suolo, vediamo stragi alla fila per il cibo, ospedali bombardati, scuole bombardate, rifugi bombardati. Sappiamo che milioni di persone sono al freddo, senza luce, senza cibo. Eppure dentro di noi queste immagini rimbalzano come su un muro di gomma. Arrivano e se ne vanno. Il nostro cuore non vuole rischiare. Il nostro cuore è al caldo. Da noi le mamme partoriscono senza il terrore che bombardino l'ospedale. Da noi l'inverno è il cambio degli armadi. Da noi la spesa si fa online o al negozio, serenamente. Da noi non ci sono crimini di guerra. Da noi, quando saluti chi ti è caro mentre esci di casa, non hai paura di non rivederlo più. Come accadeva agli ebrei durante la Shoah, come accade adesso e da troppi mesi agli ucraini e a Gaza. L'indifferenza, io credo, uccide gli innocenti quanto un colpo di pistola.